Dopo 3 anni le città slow riescono a ritrovarsi e a vedersi viso a viso, e questo è già il messaggio più bello che possiamo dare alle nostre comunità. In questo periodo post-pandemico le attività che ogni singola comunità, ogni singolo sindaco in 32 paesi diversi, in 300 comunità diverse sparse in tutto il mondo sta dando è che è possibile un nuovo stile di vita legato al forte rapporto tra uomo e uomo, tra uomo e comunità, tra le comunità e la natura, tra la natura e l'ambiente, nel pieno rispetto della natura che ci circonda, nel pieno rispetto di Madre Terra. Nel momento in cui il segretario internazionale dell'ONU, in cui Papa Francesco, assieme a Papa Francesco, parlano del valore della terra, del valore delle comunità, noi come Città Slow siamo un esempio concreto di cosa si può fare, di come si può lavorare, di che aspettative possiamo dare a chi verrà dopo di noi. Penso ad esempio agli esempi concreti che le nostre comunità stanno dando con il risparmio energetico, l'abbattimento delle emissioni di anidride carbonica, con il risparmio idrico, con il risparmio delle risorse della terra, con i nuovi stili di vita, con i nuovi stili dell'agricoltura, con una nuova rivoluzione dell'artigianato e dell'industria. Esempi concreti che possono dare un nuovo domani all'intero paese.